Allora, mister, una vittoria importante anche in chiave, soprattutto in chiave salvezza, il Livorno ha già riposato, prendere 3 punti su Fulcoesa significa avvicinarsi tanto e avere una concorrente che avete fatto fuori. Ha fatto fuori? No, ci siamo un po' avvicinati, però è una partita importante perché il Crotone è una squadra, Cosenza è una squadra molto forte. E con un ottimo tecnico, io stimo veramente tanto, è difficilissimo da affrontare, infatti rispetto ad altre volte mi ha fatto meno bene, però è anche vero che alla fine poi conta vincere, per noi era fondamentale perché con una vittoria ti avvicini a loro, non solo a loro, ti avvicini anche ad altre squadre e quindi rendi un pochino più accettabile la classifica, anche se ancora non abbiamo fatto niente. La Maranto le porta bene, dopo la Regina ha fatto fuori il Cosenza. Vabbè, dai, insomma, cioè, bastassero i colori, però va bene così, nel senso, poi è un colore che mi segue da tanti anni, da Salernitana, però insomma, va bene così. Sono tutti avversari del Cosenza, sì. E lei alla fine, diciamo, ha fatto la vendetta per tutti gli avversari, però tornando a voi, un Livorno comunque possiamo anche dirlo, diamante indipendente, che al primo tempo forse era un po' controllato da questo Cosenza che non aveva quella voglia di fare, soprattutto con Embole che non aveva lucidità, forse era un po' appannato. La Cosenza è difficile perché non ti fa giocare, poi riparte con tanti giocatori e noi nel primo tempo abbiamo un po' sbagliato perché muovevamo la palla lentamente e nelle loro ripartenze concedevamo campo. Poi secondo tempo un po' meglio, siamo riusciti più a equilibrarli, però non è una squadra facile da affrontare per niente. Anche perché il risultato è venuto fuori da 2 calci di fermo, perché sì. Calcio d'angolo e rigore. Quello è un aspetto che noi dovevamo migliorare, ci abbiamo lavorato tanto e oggi sono venuti fuori i risultati. Braglia dice che il rigore non ci stava, lei l'ha visto? No, non lo so, ma veramente non lo so perché non commento mai. Quindi non... Ho visto una bella azione, poi dirsi l'ha toccato o no da lontano così non lo so onestamente. Come giudica questa Cosenza? Forte, equilibrato, una squadra di personalità, una squadra molto tosta. 8° risultato utile consecutivo, è un Breda se lo può mettere al petto veramente. Posso mettere al petto la salvezza quando sarà raggiunta, prima conta poco perché possiamo fare tutti i risultati, ma se siamo sempre là vuol dire che dobbiamo far meglio. Grazie. Prego. Arrivederci.